Direi che possiamo iniziare la nostra chiacchierata. Ringrazio tutti i nostri ospiti e naturalmente i partecipanti che man mano stanno entrando nel nostro webinar Open Talks. Sono Andrea Volpe, amministratore di ISMO. Mi limito a dare appunto un benvenuto e una brevissima introduzione alla giornata, poi passo la parola agli esperti di questo pomeriggio. ISMO, società di consulenza, penso scorrendo velocemente i nomi di chi sta partecipando, vado velocissimo perché ci conoscono bene la maggior parte, società di consulenza, di formazione, di esperta nei servizi HR, eventi, coaching, che in quasi 50 anni di storia, siamo sempre, ci sentiamo sempre giovani, ma insomma rasentiamo i 50 anni, si è occupata di accompagnare le organizzazioni in tanti momenti di trasformazione. E questo momento di trasformazione, che forse ne facciamo volentieri a meno, però evidentemente ci tocca affrontare ciascuno individualmente nella propria vita di tutti i giorni familiare e naturalmente nella propria vita professionale e nelle organizzazioni dentro cui ciascuno di noi opera come collega, come manager, come collaboratore, come consulente naturalmente, provare ad accompagnare, provare a rendere questo periodo di trasformazione di grandissima discontinuità comunque un periodo cogliere l'utilità che questo momento può avere. Sembra, come dire, un po' un paradosso, ma anche il Covid sta facendo scoprire cose nuove. Open Talks ha voluto essere proprio un percorso, siamo ormai alla settima puntata di questo percorso, che ha l'obiettivo di riflettere e di dialogare senza dare risposte, ma stimolando confronto, dialogo, ponendoci anzi più domande che risposte forse, su come sta cambiando, come vorremmo che cambiasse il contesto dentro cui operiamo, in particolare appunto quello delle organizzazioni. Siamo partiti ragionando su una riflessione come cambia il rapporto con il lavoro di ciascuno, come cambia il rapporto con noi stessi. Abbiamo riflettuto su come l'arte può aiutarci a leggere quello che sta accadendo, rielaborarlo e costruire un po' il futuro. Cioè, abbiamo toccato da tantissimi punti di vista questo fenomeno e questo grande cambiamento portato dal Covid e tutto ciò che al Covid è connesso. Oggi parliamo di partecipazione, di relazioni sindacali, abbiamo ospiti illustrissimi e proviamo a capire come, da questo punto di vista, quali potranno essere gli stimoli al cambiamento e quali vorremmo che fossero gli stimoli al cambiamento rispetto a questa prospettiva. Come capite, sono provocazioni, sono stimoli, questioni che certamente per ISMO e per i nostri ospiti non sono nuove, ma su cui ci confrontiamo da tempo, ma riteniamo che questa discontinuità stia dando degli spunti di particolare interesse. Il tema dell'essere più partecipi alla vita delle organizzazioni dentro cui ciascuno di noi abita ci sembra poter essere un po' un faro rispetto anche al modo in cui vorremmo provare a ricostruire quel concetto di new normal, il nuovo normale. E possiamo scegliere se subirlo e vedere cosa succede, provare a comprenderlo, provare a influenzarlo. Beh, questo forse è un po' l'intento di questa ora e mezza che passeremo assieme, riflettere su come, ad esempio, il tema della partecipazione possa o no, lo capiremo strada facendo, essere una spinta a un cambiamento nel modo di stare nelle organizzazioni, di governare le organizzazioni, di aumentare la produttività. Tutti i punti di domanda, spunti che andremo un po' a sviluppare con i nostri ospiti durante questo pomeriggio. Io ringrazio i nostri partecipanti che ancora stanno un po' crescendo come numero, siamo anche live streaming su Facebook, quindi non vedo, ma tanti preferiscono collegarsi, magari sono in viaggio per andare al mare, magari in coda se vanno in Liguria, perché mi risulta ci siano un po' di lavori in corso che rendono il viaggio particolarmente complicato, però evidentemente forse è più comodo accedere con quelle modalità. Io mi fermo, passo la parola al collega Roberto Ferrari che introdurrà i nostri panelisti, così si chiamano tecnicamente, e buon Open Talks a tutti. Raccoglieremo strada facendo spunti, metteteli nella chat, metteteli nel question and answer, li leggeremo durante la relazione dei colleghi invitati e vedremo di stimolare ulteriormente un dialogo in una prospettiva appunto aperta di confronto. Siamo tanti, quindi il tempo sarà un po' limitato, però ci proviamo. Buon lavoro a tutti quanti.
Grazie Andrea, come partner di ISMO e diciamo con un po' di esperienza nelle relazioni industriali e nella partecipazione, ho davvero l'onore di guidare, coordinare, stimolare questo panel di eccellente valore per quanto i colleghi hanno saputo fare su questi temi negli ultimi 20 anni. Non è retorica, diciamo che i panelisti si presentano da soli, si dovrebbero presentare da soli, ma il coordinatore lo deve fare e quindi lo faccio con molto piacere. Abbiamo in ordine di ingresso, così ci siamo intesi con loro, Marco Carcano, che è un professore di sociologia dell'organizzazione, è un partner dell'ISMO. È un esperto anche consulente di organizzazioni sul tema della partecipazione. Ho avuto il piacere, ho il piacere di condurre con lui tanti progetti e quindi lui sarà, diciamo, porterà un'introduzione ragionata, sul tema della partecipazione e delle nuove relazioni industriali, in particolare sul tema della partecipazione e anche qualche spunto, con opzioni per il futuro. Sarà poi la volta di Stefano Passerini, responsabile dell'area sindacale di Assolombarda, e direi loro, Assolombarda, noi che siamo dell'ISMO, che siamo associati, un po' pionieri, no, del tema della partecipazione. Sappiamo che altre sedi regionali di Confindustria, Lazio ad esempio, Varese ad esempio, ma non tutte, non tutte, mentre Assolombarda ha non solo delle cose da raccontare, ma dei progetti da condividere. E grazie a Stefano di essere con noi. E poi la voce sindacale, Andrea Donegà, segretario regionale della FIM. La FIM è stata la CISL in generale, oggi anche la CGIL e perché no anche la UIL, certamente più attenta ai temi della partecipazione, ma chiaramente vi è un'esperienza, c'è un'esperienza in Lombardia e c'è una politica di confronto costante che Andrea ci racconterà. E poi il professor Castro, Maurizio Castro, che naturalmente è noto per avere in tempi non sospetti, 20 anni fa, no, impostato alla Zanussi ambiziose modalità politiche, programmi legati alla partecipazione dell'impresa e quindi oggi è commissario straordinario di ACC, che è un'azienda, mi pare, del gruppo Electrolux, e anche, diciamo, direttore di un master al CUOA, e quindi grazie Maurizio di essere anche tu con noi. Infine, no, buon ultimo, perché la sequenza è andata così, altrettanto noto e conosciuto, il professor Pero, Luciano Pero, ingegnere, non lo vedo ma ci sarà, nel senso che ci aveva garantito che era in collegamento e comunque al tempo di farsi vedere, se, no, se la telecamera non è ancora attivata. E Luciano Pero ci racconterà, lui che diciamo, è un partner di Meta Governance Innovation, ma che anche è professore del MIP e da tempo sviluppa progetti, programmi, attività innovative sul tema della partecipazione. Questo è il panel, naturalmente le domande e i commenti sono graditi e questo avverrà strada facendo. Ho chiesto nei limiti del possibile, forse Marco Carcano avrà un piccolo spazio in più, essendo il primo a dover introdurre, di stare intorno ai 10 minuti per intervento, in modo di avere spazi per commenti, domande e quant'altro. Ciao, Celes. Allora, introduciamo il tema. Ecco, sì, vedo che Luciano si è inserito. Allora, perché ISMO organizza un open talk sulla partecipazione nell'impresa con questo titolo Partecipazione e nuove relazioni industriali, se non ora, quando? Perché noi
abbiamo titolo, sentiamo di avere titolo, di portare il tema dell'innovazione nell'impresa, che professionalmente, umanamente, molti di noi hanno fatto i professional, i manager nell'impresa. Abbiamo per 5 anni, a cavallo della fine e inizio del nuovo secolo, realizzato una rivista con Marco Carcano e il professor Baglione, il professor Vito Volpe come direttori, con direttori di questa rivista, che si chiamava L'impresa al plurale, quaderni della partecipazione. Qualcuno si dirà, perché nel 2003-2004 avete interrotto? I direttori hanno pensato e hanno valutato che gli interessava a pochi questo tema, soltanto alcuni intellettuali, qualche professore, qualche sindacalista, troppo pochi. E quindi, però il tema rimaneva e credo che aver scritto 4.000 pagine ci consente di riprenderlo appena possibile. Infatti, dopo che le leggi finanziarie o di stabilità del 2016 e 2017 hanno rilanciato il tema della partecipazione, con i fenomeni di decontribuzione e quant'altro gli addetti ai lavori conoscono molto bene, abbiamo deciso di scrivere un libro, o meglio di curare un libro con 22 contributi di sindacalisti, professori, direttori del personale, uomini delle associazioni, manager delle associazioni imprenditive e sindacali. In questo libro l'abbiamo intitolato La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, però con un sottotitolo, Un progetto possibile. Abbiamo discusso molto a livello dei curatori di questo libro, che sono il professor Volpe, Vito Volpe, e il professor Marco Carcano e il sottoscritto. Abbiamo discusso molto se mettere un punto di domanda, un progetto possibile, se mettere un punto esclamativo, un progetto possibile, oppure non mettere niente. E alla fine abbiamo deciso di non mettere niente, che non è una azione pessimistica, è soltanto il fatto che il progetto c'è. Ci sono organizzazioni che si sono cimentate sul tema della partecipazione, ci sono organizzazioni che hanno innovato il modo di stare in confronto tra le parti sociali, e ci sono organizzazioni che naturalmente rifuggono la partecipazione, ma altre rifuggono lo smart working, altre rifuggono il welfare, altre rifuggono la formazione. Capita che ci siano imprese dove c'è minor sensibilità di altre alla variabile umana nell'organizzazione stessa. Noi crediamo che la partecipazione, il coinvolgimento, la collaborazione, dalla Costituzione in poi, parole chiave, consentono all'impresa di fare meglio, più produttività, più comunità. Questo è il nostro taglio e il nostro approccio che vogliamo condividere e discutere con i panelisti. Terza e penultima motivazione al fatto che ci sentiamo titolati a parlare di questo tema è che abbiamo realizzato in questi anni, dopo il revival determinato dalle leggi di stabilità, una ventina di progetti nelle organizzazioni. Luciano Pero ne ha fatti molti anche lui, indubbiamente, ma noi come promotori di questo webinar abbiamo realizzato e stiamo realizzando progetti, non ce ne sono due uguali, e questa è una buona cosa, non ce ne sono due uguali neanche di persone sensibili al tema, e quindi crediamo che queste esperienze possano essere allargate, ampliate, e crediamo che un'impresa nella quale si partecipano le varie componenti, sia migliore. E noi sappiamo che le nostre imprese devono essere migliori, e qualche volta chi vive nelle imprese come consulente, come professionista, come manager, come lavoratore, come sindacalista, noi pensiamo che possa contribuire di più. Ogni tanto c'è un vento anti-aziendale, no? Qualche volta noi lo respiriamo anche da qualche politico o da qualche approssimativo personaggio pubblico. E noi crediamo invece che sia possibile, che sia un progetto da intensificare. Ultima considerazione, la formazione congiunta.
che non è che l'abbiamo inventata noi, ma certamente l'esperienza ci consente di realizzare tanti momenti nei quali l'RSU, insieme ai professional HR e qualche volta insieme ai capi reparto e capi ufficio, possono approfondire le tematiche dell'impresa, le tematiche della partecipazione, del coinvolgimento, del confronto congiuntamente. E in questo la formazione è una terra di mezzo, tra virgolette, che favorisce il dialogo, il confronto e l'approfondimento, cioè una sede che non è il tavolo della trattativa, ma è il tavolo del dialogo. E questo credo sia un'esperienza importante che può essere allargata. E allora eccoci con i vari contributi. La partecipazione rende l'impresa migliore? Questa è un'ipotesi. La partecipazione consente maggior gratificazione e motivazione? La partecipazione consente relazioni industriali più moderne, innovative? Ne parliamo con i colleghi. Lascio a Marco Carcano l'introduzione tecnico-specifica sul tema. Grazie Roberto, buongiorno a tutti, buongiorno, ringrazio anche i panelisti, ringrazio tutti i partecipanti che ci stanno ascoltando. Ma io utilizzerei questo tempo un po' per cercare di riflettere intorno a questa questione generale della partecipazione un po' in diverse direzioni. La prima cosa, la prima curiosità che ho è comunque di ascoltare i diversi panelisti il modo con il quale approcciano questo tipo di questioni. Perché, come diceva prima Roberto, obiettivamente anche nelle esperienze fatte, ci sono tanti modi di accostarsi a questo tipo a questo tipo di questione. Quindi, lo vedremo, no? Attraverso i modi di pensare, i modi di argomentare dei singoli panelisti. E magari anche delle domande dei partecipanti, se avremo tempo, qual è, come dire, la mappa mentale, oserei dire, che ognuno di noi ha, no, implicitamente o esplicitamente dentro, quando parla di questo tipo di questioni. Dico anche che, molti di voi hanno fatto diversi tipi di esperienze, quindi, la curiosità è anche un po' di capire. Laddove ritenete necessario affrontare l'intervento con questo tipo di taglio, quello di esprimere, no, le esperienze che voi avete e anche le valutazioni che di queste esperienze che avete fatto, come dire, ne avete qualche consapevolezza, ovviamente. C'è anche poi, da dire del centro invece del mio intervento, io vi proporrei non so come chiamarla, proposta è una parola troppo impegnativa, ma un'ipotesi di proposta che si potrebbe fare in questo momento, no? Il se non ora quando, appunto, significa questo fatto che ho maturato insieme ad altri, Roberto, altri, Luciano, a tanti altri, no? Il fatto che oggi sarebbe effettivamente interessante arrivare ad una proposta di un certo tipo. Non dico che voi dovete ovviamente esprimervi su questa proposta, ma tenete conto se nei vostri ragionamenti tenete conto anche di questa ipotesi di proposta, ovviamente ve ne sarei grato. Perché c'è la necessità di una proposta? Non la faccio lunga, ma l'idea di una proposta è che in questo momento sicuramente ci sarà un maggiore intervento dello Stato nell'economia. Questo maggiore intervento dello Stato nell'economia può essere un fatto positivo, ma può generare anche dei rischi a giudizio di chi vi parla. E quindi è necessario, a mio giudizio, che le forze sociali, gli imprenditori, il sindacato, gli esperti, eccetera, eccetera, abbiano le idee il più possibile chiare su come nella situazione italiana possono essere introdotte, le diverse forme di partecipazione. Allora, sotto questo profilo, io ho individuato un po', c'è tre modelli, no? Tre modalità, scusate, di partecipazione che si possono mettere in campo. Modalità che non sono alternative fra di loro, ma che, come dire, in una certa misura,
potrebbero essere giocate a seconda della, delle diversi tipi di situazioni. Quindi qui non c'è, come dire, non faccio il tifo per uno, per l'altra modalità che cercherò di esprimermi in pochi minuti, ma o di altre modalità, no? Che come panelisti voi, come per le vostre esperienze, potete individuare e portare all'attenzione di tutti. Però indubbiamente, come dire, questa classificazione, no? Per certi versi che cercherò di proporvi, in una certa misura può essere un punto di riferimento utile per evitare pasticci partecipazionistici, oserei dire, no? Quindi da questo punto di vista la mia tipologia, la tipologia che vi propongo è un po' in questa direzione, no? Di utilizzare un certo rigore nell'affrontare questo tipo di questioni. Prima modalità partecipativa è quello che io chiamo, no, sostanzialmente una versione debole della partecipazione. Quando dico debole lo uso in termini, non strettamente valutativi, un po' avalutativi, per usare un'espressione che avrebbe usato un grande sociologo tedesco come Max Weber, no? Cioè, il tentativo comunque di dire la versione debole in che cosa consisterebbe sostanzialmente? Consisterebbe in un rafforzamento dei diritti di informazione, no? Un rafforzamento dei diritti di informazione, cioè che sono presenti, come sapete voi meglio di me, no? Nella prima parte dei contratti, che è conosciuta la prima parte dei contratti come le nuove relazioni industriali. Ecco, si potrebbe da questo punto di vista individuare laddove ad esempio c'è un intervento dello Stato nelle singole imprese, si potrebbero individuare delle sessioni specifiche intorno a degli interventi aziendali nei quali c'è stato un aiuto consistente, più o meno consistente, dello Stato, cioè che lo Stato ha avuto un ruolo significativo. A queste sessioni specifiche potrebbe avere un peso anche una partecipazione di rappresentanti degli organismi statali. Io voglio essere chiaro da questo punto di vista. La mia preoccupazione è che le imprese possono essere governate da persone competenti, no? Non si può nelle imprese, come dire, avere delle persone che in certo qual modo non conoscono le strutture di impresa, le strutture sindacali, le logiche di impresa, le logiche sindacali. E per certi versi, noi sappiamo per una serie di motivi, il personale della pubblica amministrazione alcune volte non è adatto a capire le logiche di impresa. E quindi è importante ed è significativo il ruolo dello Stato, ma lo Stato deve mettere a disposizione, come dire, modalità e persone di un certo tipo. Questa è quella che chiamo la versione debole. Poi c'è quella che io chiamo una versione efficace, no? Ho usato questa espressione versione efficace e qui per certi versi a livello più strettamente personale c'è una maggiore adesione del sottoscritto rispetto alla versione che vi dirò adesso, ed è quella invece di creare un organismo di tipo consultivo, quindi specifico di tipo consultivo, formato da rappresentanti aziendali e da rappresentanti dei lavoratori all'interno dell'impresa, eventualmente integrato, no, da funzionari delle associazioni imprenditoriali e da sindacalisti esterni. Nelle esperienze che ho fatto come ISMO e in altre realtà, indubbiamente il problema di avere dei funzionari imprenditoriali, funzionari delle azioni imprenditoriali, sindacalisti esterni, molto spesso aiuta, no? Aiuta per certi versi al rischio, tra virgolette, del cosiddetto corporativismo, no? Ecco. Questo organismo che cosa deve fare? Questo organismo sostanzialmente deve essere capace di spaziare su tutti i diversi aspetti della vita aziendale, avere una periodicità molto definita di riunioni, 4-5 volte all'anno, e soprattutto deve avere la capacità, la possibilità di elaborare dei pareri su alcune questioni, e queste questioni devono essere obbligatoriamente messe nell'ordine del giorno
dell'organismo di governance dell'azienda, che solitamente è il consiglio di amministrazione. Perché chiamo efficace questa versione? Perché secondo me questa versione si pone in continuità con sia le forme di partecipazione diretta, sia le forme di partecipazione organizzativa. Però lo esplicita, cioè lo esplicita nella direzione di avere un organismo di tipo consultivo, che per certi versi c'è anche nei contratti dei meccanici, c'è stata questa idea alcuni anni fa, ma nei fatti, come voi sapete meglio di me, la cosa non ha, poi mi piace sentire il parere in quel particolare di Andrea Donegai e Stefano Passerini sul punto, ma indubbiamente non ha avuto un grandissimo successo, per ragioni che adesso qui non possiamo approfondire. Poi c'è invece quella che io chiamo la versione forte della partecipazione. Anche qui, soltanto per capirci, uso la dizione forte. Questa dizione forte si può esplicitare in alcune direzioni, no? Io ne dico due, ma certamente ce ne sono molte altre in cui può andare questa versione forte. La prima è quella classica della cogestione, no? E quindi della presenza di rappresentanza dei lavoratori all'interno del consiglio di amministrazione o di organismi similari, no? Naturalmente, per far questo ci vuole una nuova legislazione in Italia, ci vuole, qui abbiamo con noi Maurizio Castro che, come dire, ci potrebbe raccontare, come dire, luci e ombre, no? dei tentativi di trasformare la partecipazione in un disegno legislativo, no? Maurizio ha fatto anche parte per un certo periodo, no? È stato per un certo periodo prestato alla politica, non so come dire, mi sembra di usare questo termine conoscendo da certi punti di vista, e lui ci potrebbe illuminare molto in questo tipo di direzioni. Dicevo, la prima direzione è quella, va bene, il modello diciamo più tedesco, no, da questo punto di vista, sul quale ci possono essere dei lati positivi, ma anche dei lati per certi versi di maggiore opinabilità. Nella seconda invece versione, che vi dico, è quello non di una rappresentanza del lavoro, non in un organismo gestionale dell'impresa, ma in un organismo che ha compiti di indirizzo e di controllo, come ad esempio quello dei comitati di vigilanza. Anche in Italia ci sono alcune esperienze, no? Se vediamo le cose ultime di cosa sta succedendo all'INPS, no? Vediamo che c'è un consiglio di amministrazione, una direzione che dice alcune cose e un comitato di vigilanza che ne dice altre, no? Non so chi ci abbia ragione, no? Non è importante in questo momento, però, come dire, la democrazia deve avere sempre dei contrappesi, no? Da questo punto di vista, una presenza di una rappresentanza dei lavoratori dentro un organismo di questo tipo potrebbe avere un certo, anche qui l'esperienza tedesca, ma anche in parte francese, ci può aiutare. Io penso che tutte queste versioni qua hanno bisogno poi di due elementi. Uno, di un accordo interconfederale, no? Da certi punti di vista potrebbe essere importante che CGL, CISL, UIL, UGL, eccetera, facciano un accordo, no? Intorno a questo, ne sono stati fatti tanti. Il patto per la fabbrica, per esempio, è stato un elemento che però un po' si è perso a mio giudizio, no? E soprattutto, a mio giudizio, potrebbe esserci anche, soprattutto nella versione forte, un'apposita legislazione. Quindi, sotto questo profilo, è evidente che la partecipazione ha bisogno, da un lato, di accordi interconfederali e dall'altro, qui però esprimo un parere molto personale, di accordi soft, come direbbero alcuni giuristi, no? Dal punto di vista, legislativo. Quali sono, e sto quasi concludendo, no, le condizioni secondo me per il successo delle diverse forme di partecipazione, che ripeto non sono alternative tra di loro? Beh, la prima cosa è che ci deve essere un grande sviluppo della contrattazione aziendale affinché ci sia successo della partecipazione in azienda, per una serie di motivazioni, non ultimo il fatto, come dire, che il sindacalismo italiano è un sindacalismo di tipo contrattuale, non tanto partecipativo. La stessa CISL, che ha una storia da questo punto di vista, io la definisco un'organizzazione
che nel suo DNA ha più che altro una logica contrattuale, più che una logica in senso stretto partecipativa. Allora qui bisogna fare un ragionamento di grande sviluppo della contrattazione aziendale. La seconda cosa, lo riprendeva il dottor Ferrari all'inizio presentando questa iniziativa, indubbiamente bisognerebbe fare un grande lavoro di formazione congiunta. Io una delle cose più interessanti che in questi anni ho fatto, insieme a tanti altri colleghi di ISMO e non solo di ISMO, è stata proprio la formazione congiunta tra operatori sindacali interni, RSU, e membri soprattutto dell'HR e capi operativi. Insisto su questa espressione qua, anche capi operativi, perché poi la partecipazione la fanno tutte le persone, no, che sono in azienda quotidianamente. Ecco, un grande progetto di formazione congiunta, qui c'è il sindacato e le associazioni di rappresentanza imprenditoriale come Confindustria, potrebbe essere un momento culturale importante da questo punto di vista. Con Passerini abbiamo discusso e fatto anche alcune cose in questo tipo di direzione, mi sembra ancora troppo piccole per determinare un cambiamento culturale significativo. Un'ultima osservazione e chiudo: è queste esperienze hanno bisogno di un monitoraggio costante. Io penso che da questo punto di vista i consulenti, gente come noi, eccetera, no? O gente che anche dentro le aziende, dentro il sindacato, ha un atteggiamento di coach, ha un atteggiamento consulenziale, deve molto lavorare in questa direzione. Perché io sono sostanzialmente convinto che il successo della partecipazione dipenda poi da due fattori, no? Il primo è il fattore delle competenze, no? Se non c'è sufficiente competenza, la partecipazione non avrà successo, no? Da questo punto di vista. La seconda cosa è invece un'indubbia necessità di mettere energia, di mettere motivazioni in un progetto di questo tipo. Allora la consulenza, come spesso ci piace dire in ISMO, in particolare nel suo presidente Vito Volpe, la consulenza è spesso un terzo metodologico. Ecco, è importante questo ragionamento qua, no? Del terzo metodologico, perché è quello che accende sempre la lampadina quando come dire, magari l'atmosfera si fa scura, no? Ecco, da questo punto di vista io penso che competenze e energia possono essere un elemento che i consulenti o comunque i sindacalisti esterni, i funzionari imprenditori delle società imprenditoriali possono dare. Ecco, io vi ho fatto un quadro, insomma, di come vediamo per certi versi questo tipo di questione, e voi però siete totalmente liberi come panelisti di parlare anche d'altro non vuol dire non parlare di partecipazione, ma di guardare a questo tipo di ragionamento col vostro modo di ragionare, con le vostre esperienze. Vi ringrazio dell'ascolto. Grazie a te Marco, avete colto una attenzione non tanto al fatto se la partecipazione si può o non si può fare, ma a come metterla in pratica. Ed è chiaro che anche l'etimologia del termine partecipazione richiede più soggetti, no? Più parti, e quindi anche il richiamo molto posato di Marco anche alle organizzazioni sindacali perché si facciano, no, promotori e osino anche loro insieme alle direzioni del personale, perché qui potrebbe esserci un nemico che vediamo tante volte nelle aziende, cioè l'alibi che non c'è il tempo. Non c'è il tempo per la partecipazione, a volte non c'è il tempo per la formazione e a volte non c'è il tempo per la contrattazione. E allora dopo le risorse umane sono scontente e magari le aziende non vanno granché bene, e allora poi bisogna correre ai ripari, che magari, che sia la versione debole, efficace o forte,
di partecipazione, le aziende avrebbero potuto beneficiarne. E le aziende, in particolare Confindustria e Assolombarda, come si muovono sul tema? Stefano Passerini, a te la parola. Sì, grazie, mi sentite? Sì. Ok, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, cercherò anch'io di stare nell'ordine dei 10 minuti. Mi è stato chiesto appunto di fare un po' una narrazione, un racconto dell'esperienza che in Assolombarda si è fatta con l'aiuto di Marco Carcano e di Luciano Pero. E, però prima di entrare, di descrivere un attimo quello che è stato fatto concretamente, io in questo periodo ho avuto modo, visto che la seconda parte del progetto che abbiamo messo in piedi con Marco e Luciano è stata sostanzialmente fermata dal lockdown e confidiamo di riprenderla al più presto dopo il mese di agosto. Però diciamo che questi mesi di lockdown sono anche stati l'occasione per fare delle riflessioni anche con i colleghi che hanno sentito i commenti delle imprese su questo tema che, come diceva prima Luciano, in sede confindustriale rimane ancora un'esperienza di nicchia, chiamiamola così. Allora, il primo commento, io me lo sono appuntato, la prima considerazione è che la partecipazione è un tema così, fatemi dire, ma non per banalizzare, non è nel senso banale, ma un tema così ovvio che in un mondo ideale non se ne dovrebbe nemmeno parlare, cioè dovrebbe già essere intrinseco come valore culturale all'interno delle organizzazioni, cioè un'organizzazione che non è partecipativa, voglio dire, è concepibile nell'esercito, però per il resto, oggettivamente, più mi sforzo di pensarci, più incontro le aziende anche nel quotidiano, più vedo le questioni che escono anche ai tavoli sindacali e più i problemi stanno, proprio io lo chiamo la mancanza di altruismo professionale, la paura del coinvolgimento, cioè la paura è il primo nemico della partecipazione, secondo me, proprio una paura ideologica. Quindi non voglio fare delle considerazioni filosofiche, perché poi la partecipazione, questo me l'hanno mostrato molto bene Marco e Luciano, l'hanno mostrato anche nel progetto alle imprese, si declina poi in termini molto concreti in processi, in cambiamenti organizzativi, in formazione, quindi si declina in azioni anche strutturate. Però la base è una base culturale, è una base che mi verrebbe da dire dovrebbe essere intrinseca nel DNA di ogni organizzazione. Questo parliamo in un mondo perfetto. Siccome non siamo in un mondo perfetto, Marco e Luciano si occupano di imperfezione alla fine. Per chiudere la mia dissertazione filosofica, si occupano di imperfezione, di rendere un po' più perfetta questo gap tra quello che sarebbe ovviamente necessario nelle organizzazioni e che invece paradossalmente molte organizzazioni non hanno intrinsecamente. La partecipazione richiede ovviamente sia la volontà di chi coinvolge a partecipare, ma anche la volontà di chi intende partecipare, perché un'altra cosa, un'altra riflessione, abbastanza, se vogliamo, da un lato banale, ma da un altro lato anche non così scontata, è che non è detto che le persone poi vogliano partecipare. Anche questo è un tema culturale, perché a volte il non voler partecipare vuol dire non volersi prendere delle responsabilità e quindi
Anche questo fa parte sempre del tema della paura, la paura della responsabilità e quindi la paura di partecipare, e la paura è la nemica della partecipazione. Ecco, queste sono un po' le considerazioni di tipo proprio, come dire, esperienziale, ma di filosofia di fondo. Poi le esperienze invece che abbiamo fatto, molto, devo dire, interessante, che ripeto, ritengo al 50% perché è iniziata con Milano, quindi le aziende con una ventina di imprese associate sul territorio milanese, sta proseguendo con Monza e poi avendo noi anche i territori di Lodi e Pavia, mi auguro che si estenderà anche a questi territori. L'esperienza è consistita in un'esperienza di formazione congiunta, quindi sindacato, RSU e datori di lavoro, che si sono, diciamo, seduti tutti insieme in un'aula, dopo aver fatto però una parte formativa. Divisi, diciamo, in due gruppi, quindi il gruppo lavoratori sindacato e il gruppo imprese, una parte di diciamo, formazione di base su che cosa si intende per partecipazione, quindi non tutta la parte filosofica che ho descritto prima, ma la parte concreta, per cui la differenza fra le varie forme di partecipazione, ma poi l'attuazione pratica all'interno delle aziende. E poi diciamo un workshop comune in cui sindacati, lavoratori e imprese si sono confrontati su questi temi. Ma la cosa molto bella è stata che i gruppi di lavoro erano non costituiti da persone della medesima impresa, ma erano mescolati. E devo dire che insomma, da questa mescolanza io ho notato una grandissima attenzione al tema, una grandissima concentrazione proprio sui principi, perché è comunque un argomento questo che attiene veramente alla vita lavorativa delle persone e attiene anche come dire, la capacità di trasferire una visione aziendale alle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Perché anche qui partecipare vuol dire, da questo punto di vista, è emerso fortemente in questi workshop che al di là poi dei processi, la condivisione dei valori nell'impresa è emersa quasi sempre, cioè quasi sempre si capiva dove imprenditore e lavoratori avevano un terreno comune su cui ragionare, su cui muoversi. Ed è proprio questo poi che può aiutare, secondo me, ma secondo ovviamente tutti gli esperti che si occupano di questa materia, può veramente aiutare la competitività delle imprese. Io credo che anche la partecipazione, come alcune esperienze che abbiamo visto adesso durante il lockdown, no? Il famigerato smart working che le aziende vedevano come il fumo negli occhi, salvo poi adesso aver scoperto che addirittura lo smart working dà una produttività maggiore e aver scoperto che le persone non sono poi questi bambini che vanno guidati, ma magari lasciati a se stessi, hanno un senso di responsabilità molto maggiore di quanto le direzioni aziendali possono, come dire, immaginarsi. Ecco, io penso che anche la partecipazione, possa avere qualche impulso nel prossimo futuro dall'innovazione, sicuramente da tutto il tema del digitale. E poi tenete conto che anche a livello contrattuale, di contrattazione nazionale, se ne sta parlando. Al tavolo dei metalmeccanici è un tema molto vivo, questo, che
che Stefano Franchi, il direttore generale, è intenzionato a portare avanti e proprio recentemente negli ultimi incontri che abbiamo avuto di coordinamento con Confindustria, facciamo appunto degli incontri mensili di coordinamento delle aree sindacali con Albini, il tema della partecipazione è uscito con veramente adesso una certa sottolineatura che secondo me avrà anche dei risvolti pratici e pragmatici, perché c'è una volontà di capire le esperienze che ci sono state sui territori ed è la prima volta che in ambiente confindustriale colgo un interesse di questo tipo. Ecco, io altre considerazioni al momento non ne ho, ovviamente sono a disposizione se si vuole sapere un po' più nel merito di quello che è stato fatto concretamente, al di là ovviamente di quello che potranno dire ancora Marco e Luciano. Io l'ho vissuta un po' più rispetto a loro, un po' più da spettatore partecipante, quindi posso eventualmente, se ci sono domande, fare altre considerazioni. Grazie. Grazie. Grazie a Stefano Passerini, tanti spunti. Naturalmente gli altri panelisti o qualche domanda le potranno, si potrà chiedere un approfondimento. Io credo, come battuta di passaggio all'altro panelista, che il tema dell'imperfezione, Stefano, che tu sollevavi come nell'avvio del tuo intervento, è proprio questo forse uno dei motivi per cui partecipare ci fa sbagliare meno, no? Perché è evidente che se hai un tavolo di lavoro, un gruppo di lavoro, dove ci sono magari un gruppo interfunzionale, interdisciplinare, intergerarchico, no? Hai persone che vedono cose diverse, che studiano aspetti diversi e che magari a nessuno gli chiede niente, ma noi sappiamo che il radiologo, il tecnico ne sa di più del professore che poi guarderà quella lastra. E certo, quello non può parlare perché il protocollo dice questo, ma nelle aziende io penso che l'operaio al morsetto può parlare, che l'impiegato che lavora in un ufficio progettazione può parlare, no? E che l'RSU può parlare e che l'HR può parlare. E questa comunicazione può rendere l'impresa non solo più efficace, più produttiva, dicevi tu, e forse anche più bella. Sentiamo cosa ci racconta invece il versante l'altro versante altrettanto importante delle parti sociali, cioè il sindacato. Andrea Donegà, che ha un'esperienza appunto dall'operatore al funzionario al segretario. Com'è la partecipazione? Come la vedete? Come la sviluppate? Quali sono anche i sogni, mettiamola così, per un'impresa più partecipata dal vostro punto di vista? Sì, buonasera a tutti intanto. Come vedo la partecipazione? Non la vedo ancora, diciamo, fatto salvo alcuni casi che per esempio poi credo che racconterà anche il dottor Castro, visto che recentemente anche Bentivogli ha fatto un articolo che è uscito su Riformista che parlava appunto anche di quell'accordo, che purtroppo rappresentano delle mosche bianche ancora, e quindi non siamo ancora un pochino lontani, anche perché faccio una battuta a Stefano, così poi lui rappresenta Asso Lombarda, che io reputo una delle associazioni industriali in Italia tra le più illuminate, quindi non ho problemi a dirlo. Però noi, quando dobbiamo affrontare il tema della partecipazione, lo affrontiamo con l'approccio di come facciamo a fregare Confindustria, a far passare la partecipazione senza che se ne accorgano. Quindi diciamo che è un po' non è una strategia vincente. Però al netto delle battute, sono d'accordo con quello che diceva Stefano, cioè, e che si diceva prima anche Marco, e dicevate c'è paura della partecipazione, perché è un tema anche culturale nostro, del nostro paese, in cui facciamo meno fatica a unirci contro qualcosa, contro qualcuno, o per smontare qualcosa, piuttosto che invece unirci
per costruire qualcosa di migliore, di più bello insieme. Questo vale nel lavoro, vale nella società. E nel lavoro credo che ci siano molti pregiudizi. E cioè le aziende, quando il sindacato fa qualche avanzamento, pensano per prima cosa dove sta la fregatura, e il sindacato anche. Quindi c'è molto, molto ancora pregiudizio da sciogliere. E le imprese hanno molta paura a condividere qualsiasi cosa con i lavoratori, con il sindacato. Alcune volte hanno anche ragione, non ho problemi a dirlo, quindi alcune volte io stesso farei fatica a fare un po' di partecipazione con alcuni atteggiamenti sindacali. Per cui presuppone anche un avanzamento, un cambio culturale da ambo le parti, dal sindacato per primo. Però è anche un'occasione di sfidarsi reciprocamente. Se ci si sfida reciprocamente su temi alti, si innalza il livello delle relazioni industriali, si alza anche il punto d'incontro tra sindacato e impresa e si emarginano i conservatori. Tante volte gli atteggiamenti, questo lo dico senza polemica, ma potrei citare tanti esempi, tante volte gli atteggiamenti di alcune imprese sembrano dar più forza invece a chi tra il sindacato è nemico della partecipazione. Poi la partecipazione presuppone fatica, è più facile per tutti scontrarsi, anche per il sindacato, il conflitto è più facile, non presuppone molta meno fatica. La partecipazione invece presuppone consapevolezza, competenze, pazienza, voglia di misurarsi, cosa che invece il conflitto, che nella partecipazione troverebbe meno spazio, non ha bisogno. E quindi anche il passaggio da un approccio conflittuale a un approccio partecipativo è uno sforzo molto importante che il sindacato e le imprese devono fare, perché anche le imprese è più comodo l'atteggiamento conflittuale, anche per le imprese, perché non mi devo misurare col sindacato, faccio molta meno fatica, mi fanno uno sciopero di 8 ore se va bene, poi dopo si riprendono le discussioni. E però non ci guadagna nessuno da questo atteggiamento. Nelle aziende dove c'è la partecipazione, che vuol dire anche la contrattazione aziendale, ci sta un pochino meglio rispetto alle altre. Quindi la partecipazione è anche responsabilizzazione, responsabilizzarsi reciprocamente, ed è anche un modo in cui si cresce. Crescono i manager, perché noi in Italia abbiamo anche una crisi di manager, non è solo il sindacato e la politica a essere in crisi. Credo che anche ci sia, con qualche eccezione che vedo qua, anche sui manager, la classe manageriale è in difficoltà, lo è la classe politica, lo è la classe sindacale, quindi la partecipazione può spingere anche a una crescita da questo punto di vista. E poi la partecipazione in azienda, quindi il coinvolgimento dei lavoratori, può anche essere un fattore educativo anche per una partecipazione civile, poi civica, quindi nella società, per cui si tengono fortemente insieme le due questioni. Io faccio due esempi per dire: Luciano Pero, con cui facciamo tante cose insieme, quindi anche questa è partecipazione. Il fatto che Assolombarda e il sindacato, parlava prima Marco e parlavi anche tu Roberto, della formazione che si fa insieme a imprenditori, sindacalisti, utilizzando chi ha un approccio che li tiene insieme, è un fattore vincente anche questo, verso quella strada. E Luciano ci insegnava che ci sono sostanzialmente due tipi di impresa ormai in Italia: quella che compete sui costi e che ha salari bassi, precarietà, poca attenzione anche per la salute e sicurezza delle persone, e ci sono invece imprese che competono sull'innovazione del prodotto, su prodotti ad alto contenuto tecnologico, e sono imprese dove invece si punta di più sulla partecipazione, dove c'è tenuta occupazionale, ci sono anche salari più alti. Quindi, e noi è quel tipo di imprese che dobbiamo guardare, perché sono le imprese quelle che stanno nella catena globale delle produzioni, sono quelle che stanno agganciate all'internazionalizzazione, sono quelle che creano anche occupazione a più basso contenuto professionale, che tiene dentro un po' tutta la platea dei lavoratori che noi abbiamo oggi in Italia. Se sto agli esempi che sono stati fatti, credo che noi siamo molto, se noi puntiamo ad avere la partecipazione dei lavoratori nei CDA, credo che rimarremo fortemente delusi, perché noi siamo ancora nella fase in cui si fa anche fatica, lo si ricordava prima, ad esercitare il diritto di informazione. I contratti nazionali spesso contengono questioni interessanti che poi rimangono lì stampate nel libretto che viene stampato e non vengono rivendicati da nessuno,
spesso non vengono rivendicati dal sindacato, non vengono, oppure non vengono concessi dalle imprese. Quindi basterebbe iniziare anche da ciò che c'è, dai diritti di informazione. Se pensiamo che non sappiamo esercitare, rivendicare e concedere il diritto di informazione, è un po' complicato puntare alla partecipazione dei lavoratori nel CDA. Adesso aspettiamo anche la fusione tra Fiat, FCA e il gruppo Peugeot, e lì c'è l'impegno di avere due, se l'antitrust non boccia la fusione, lì c'è l'impegno di avere due rappresentanti dei lavoratori nel consiglio, per cui anche quello è un appuntamento molto importante su cui andrà giocato un ruolo fondamentale. Poi va anche ricordato che le divisioni sindacali e la proliferazione di sigle sindacali non aiuta la partecipazione, c'è anche questo da dire. Fare la partecipazione con, parlo solo nel settore metalmeccanico, capita che ci sono anche 4, 5, 6 sigle sindacali, un po' complicato perché presuppone che prima si mettano d'accordo le 3, 4, 5, 6 organizzazioni sindacali e poi esprimano il rappresentante dei lavoratori, quindi anche quello è un po' complicato. Sarebbe importante cominciare però dalla partecipazione organizzativa, lì sarebbe davvero un fattore importante perché nessuno meglio dei lavoratori conosce la propria azienda, conosce il proprio lavoro e quindi si può utilizzare con l'aiuto anche di esperti esterni, si può partire appunto dal coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e negli accorgimenti che vanno fatti per migliorare la produzione, perché da lì passa più responsabilità, maggior responsabilizzazione dei lavoratori, più consapevolezza, passa anche l'aumento della produttività e quindi si liberano risorse per gli investimenti, si liberano risorse per i salari, si liberano risorse anche per la tenuta occupazionale. Quindi basterebbe iniziare da lì, collegandoci poi magari anche dei premi di risultato. Questo è il pezzo che a Stefano appassiona un po' meno, però è chiaro che se tutti insieme si concorre nel creare la torta, noi non ci vogliamo occupare soltanto nel dividere la torta, anche nel contribuire a cucinare la torta e poi a dividerla per gli investimenti, per i salari, per l'occupazione, poi anche ovviamente per l'imprenditore, visto che non stiamo parlando di onlus, quindi questa cosa è anche questo è un dato di fatto. Chiudo velocemente così vi lascio tempo poi agli altri ovviamente. C'è anche il tema, lo dicevate prima, della formazione. Anche da lì passa la partecipazione. Partecipazione, contrattazione, formazione sono, io la chiamo politica industriale, a zero costo, soltanto a somma positiva e vincente per tutti. La formazione, se si facesse in modo serio, e è stato sprecato del tempo, si diceva prima, ci sono gli alibi, abbiamo sprecato tempo, abbiamo sprecato il lockdown senza coprirlo con la formazione. Quella è stata un'occasione persa. Con tante aziende a marce ridotte o chiuse, si poteva utilizzare quel tempo per fare investire sulla formazione. Non tutti l'hanno fatto. E la formazione, chiudo davvero, la partecipazione sulla formazione passa dal fatto che si costruiscano insieme percorsi formativi che tengano insieme le traiettorie di sviluppo delle imprese e le competenze presenti in azienda, elevandole in funzione della direzione che l'azienda vuol prendere. Perché in questo modo si tutelano le persone e si tutela il patrimonio aziendale nel capitale umano, che è quello poi che fa crescere le imprese, su cui poi si può giocare anche una nuova competitività. Grazie Andrea, penso abbiate colto, almeno io l'ho colto e lo condivido, anche uno sguardo ottimistico che non guasta, non basta, ma non guasta. E forse su questo dovremmo un po' tutti, addetti ai lavori, imparare, permettetemi questo verbo un po' forte, che i contratti, ad esempio, i contratti aziendali, davvero possono essere un punto di partenza. Invece ancora una volta, spesso mi capita di vedere che i contratti aziendali, qualche volta contribuisco pure direttamente a farli per versante datoriale, e sono invece un punto d'arrivo. Cioè siamo arrivati al contratto, abbiamo fatto il contratto aziendale, quindi ci sono gli istituti vari e ciao. E ogni tanto, se non si sveglia qualche HR qualche volta, qualche sindacalista qualche volta, molti istituti sono fermi e quindi penso che le parti sociali ancora una volta devono sentire un commitment più forte, soprattutto sul tema della partecipazione, che è un tema
non come il salario dove qualcuno si ricorda sempre chi deve erogarlo e chi lo pretende, chi lo esige e quant'altro, ma il futuro con questo approccio sia di Stefano Passerini che di Andrea Donegà può essere più roseo. E il futuro a chi ha un grande passato della partecipazione come Maurizio Castro, come si presenta? Professor Castro, a lei la parola, a te la parola, scusami, ciao. Eccolo. Sono là. Vai, ci sei adesso. La mia agenda digitale ha ancora qualche incespicamento. Ho sentito ragionamenti davvero molto interessanti e spero di non essere obnubilato da un'ossessione filopartecipativa che coltivata per troppi anni talora poi ha dei pericolosi effetti distorsivi, dei pericolosi effetti allucinogeni. Sono convinto in verità che ci si presenta, grazie all'altrimenti terribile emergenza epidemiologica di questi mesi, una occasione straordinaria per poter davvero trasformare in realtà, in verità, in propulsione vera la partecipazione. Sono reduce da una serie di incontri con multinazionali tedesche e baltiche che hanno in qualche modo rassodato e corroborato il ragionamento che molto rapidamente, con le semplificazioni che mi perdonerete, vi sottopongo. Il quadro del post-Covid è il quadro della deglobalizzazione. Questa stagione che è stata organizzativa, che è stata economica, che è stata industriale, che è stata finanziaria ed è stata anche tanto ideologica, cominciata il 9 novembre del 1989 con la caduta del muro e conclusasi, io credo, definitivamente con il 30 dicembre del 2019 con il primo paziente Covid censito a Wuhan, apre scenari nuovi, ad esempio banalmente quel backshoring immaginato da Olsen nel 2009 che oggi non può non diventare una logica di contenimento del rischio, non può non essere praticato effettivamente, vede tornare massicciamente produzioni già delocalizzate in una logica di esternalizzazione specialistica tornare in Europa, in quell'Europa che comincia a ridisegnarsi come una piattaforma regionale molto densa e che valorizza le proprie specificità con una maggiore attenzione al valore, in qualche modo con un'obbligatoria strategia di via alta, di high road, che non può non condurre a, ad esempio, un effetto di maggior dimensionamento del tema. La sufficienza con il distanziamento sociale imposto per ragioni di sicurezza col Covid, stanno cercando, programmano, progettano di recuperarla con le antiche economie di scala e quindi diventando più grandi. Aziende più grandi non possono non essere più complesse in termini di articolazione del governo e quindi con una più intensa densità di presenza sindacale e ci si augura di partecipazione. Il backshoring, dicevo, sta addirittura facendo ritornare di moda la ricostituzione di cicli produttivi integrati, quindi anche per questa via imprese più grandi, più complesse, che abbisognano di un sistema di governo più partecipativamente orientato. Tra l'altro, complessivamente, via alta, strategicamente parlando, non può non voler dire maggiore attenzione al valore piuttosto che non al costo, e anche in questa prospettiva temi che spesso hanno rallentato, se non interdetto, l'avvio di autentiche esperienze partecipative, cioè la focalizzazione sulla riduzione dei costi, vedrà il costo del lavoro molto meno significativo nell'assetto generale della struttura dei costi e quindi vedrà dispiegarsi, squadernarsi opportunità propulsive anche in questa direzione. Poi c'è il grande cambiamento non organizzativo, ma come ha detto Tiziano Treu, antropologico, che illumina in modo nuovo la governance, che non può non essere ispirata ad una eticità più scandita, più consapevole, più generosa. Questo è un filone che in qualche modo da metà degli anni 90 a livello europeo si stava muovendo intensamente. In Italia possiamo ricordare il modello organizzativo della 231, possiamo più recentemente ricordare
il modello organizzativo sotteso alla dichiarazione finanziaria col decreto legislativo 254, il potentissimo nuovo secondo comma dell'articolo 2086 che allude a un altro modello dove in qualche misura vi è l'obbligo di garantire la sopravvivenza dell'azienda. Tutto questo disegna una governance che secondo me è il tempo, Roberto, di aprire ad una contaminazione virtuosa con i modelli di informazione, consultazione e partecipazione sindacale. Cioè dobbiamo smetterla di avere due corpi separati, non comunicanti, che sono governance che corrono il rischio di essere ipocritamente declinate in chiave di mero adempimento formale, da un lato, e dall'altro, lo diceva molto bene Andrea prima, in qualche misura modelli di informazione, di consultazione che non riescono a diventare, ecco, mettiamoli insieme, mescoliamoli, ed è assolutamente tempo che questo accada. Il tema di una governance adeguata alla sfida e alleva con la sua consueta grande intelligenza anche Stefano prima, è tempo che venga definitivamente dismessa la concezione proprietaria dominante in Italia, perché in realtà lo stesso quadro normativo oggi detta una concezione istituzionale dell'impresa. Poi, le parti prime, secondo me, possono diventare un vettore straordinario di partecipazione. Sui modi, poi, ha ragione Marco, ciascuno deve interpretare secondo la propria specificità culturale, esperienziale, competenziale, l'architettura concreta del modello partecipativo. La mia personalissima sensazione, che come dire, sottopongo a voi con grande umiltà, l'umiltà di chi è stato troppe volte sconfitto per non essere diventato tale, è che probabilmente se investiamo sull'efficacia senza preoccuparci in qualche modo del forte, possiamo anche qui aprire un campo molto molto interessante. In modo molto sommesso, è stato anche ricordato, noi abbiamo in un'azienda in crisi un tempo gloriosa, Zanussi Elettromeccanica, poi corrosa prima dall'esperienza dei fondi speculativi, poi da un'esperienza infelicissima di proprietà cinese, e che oggi deve rinascere sulla forza della sua tradizione. Noi abbiamo introdotto un COICOPER si chiama, Comitato Industriale Permanente di Consultazione, che in realtà nella coinè aziendale già si chiama Consiglio di Gestione, perché simbolicamente vuole alludere proprio all'esperienza dei consigli di gestione del 45, con una, come dire, evocazione consapevole al tema anche etico della ricostruzione. Un'azienda che si vuole ricostruire in un contesto come il post-Covid, dove la ricostruzione è anche la ricostruzione del paese, se non si ricostruisce con nuove relazioni industriali spiccatamente orientate in senso partecipativo, non si fa. È già partito, sta funzionando molto bene, sostanzialmente sono 6 persone, 3 di espressione sindacale, 3 di espressione aziendale, il commissario e 2 dirigenti, che si vedono molto fittamente ogni 15 giorni, affrontano tutti i temi, da quelli strategici a quelli operativi, e vi è l'obbligo della consultazione in termine operativo. È il dovere quello di essere consultati. È una prospettiva che ad esempio vedo benissimo, ma Luciano lo dirà molto meglio di dopo, bisogna approfittare di questa tensione che Marco ricordava anche egli, della mano pubblica. Tutto il modello imponente di intervento pubblico a sostegno dell'economia potrebbe probabilmente essere sciolto senza uno sterile conflitto ideologico tra chi vuole l'ingresso diretto nella governance dell'azienda, dei rappresentanti di quella stessa mano pubblica, e chi invece, come dire, grida l'intrusione pollutoria. Una saggia, concreta, pragmatica soluzione potrebbe esattamente essere quella di non pretendere l'ingresso nei board dei rappresentanti statali, diretti o indiretti, ma l'implementazione necessaria, dovuta, normativamente dovuta, di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese,
che in qualche modo rappresentino la garanzia della vocazione pubblica dell'interesse tutelato da questa esperienza di supporto finanziario, senza arrivare a meccanismi di rallentamento, di distorsione del funzionamento felicemente gestionale di queste imprese. Questa è un'altra delle occasioni. Quindi secondo me, se mettiamo insieme nuova governance in cui, come dire, il decreto legislativo 25 sulla consultazione dei lavoratori si mescola con la 231, con la 254 e col nuovo secondo comma dell'articolo 2086 da un lato. Dall'altro, esperienze dove la mano pubblica deve vedere una trasposizione legislativa delle garanzie che devono essere collegate nel nome del bene comune e dell'interesse pubblico a questo tipo di presenza e a una fittissima rete di ritrovata centralità della contrattazione, anche triangolare. Paolo Feltrin parla di mesocorporativismo, politiche industriali territoriali e bene che trovino spazio in una dimensione contrattuale triangolare. La concertazione a livello territoriale può ritrovare un respiro pieno e una forza notevole. Ecco, se mettiamo insieme tutto questo, forse per davvero con gli amici dell'ISMO potremmo scrivere non di partecipazione futura, ma di partecipazione vera, autenticamente vissuta e trasformatasi in un destino di riscatto del quale il Paese ha assolutamente, forse non solo bisogno, ma anche voglia. Roberto, il microfono. Hanno chiuso. Alt. Dicevo, speriamo che tu abbia ragione. C'è il microfono adesso, sì? Sì. Speriamo che tu abbia ragione, che il Paese abbia davvero voglia, che gli imprenditori abbiano voglia e tolgano qualche pregiudizio, che i sindacalisti siano energici come ci racconta e come dimostra Andrea. Tu hai fatto, secondo me, in queste considerazioni anche dotte che ci hai portato e comunque con conoscenze specifiche rilevanti, hai fatto un inno, io penso, al ruolo sociale dell'impresa. No? Nel senso etimologico del termine, che deve tornare ad essere, deve, scusate ogni tanto oggi uso dei verbi forti, ma è così, deve tornare a essere un tema centrale e un obiettivo e un vincolo per gli imprenditori e i top manager. I top manager a volte piuttosto interessati ad altro che non sia questo tema. E quindi spero di sbagliarmi, ma e spero che tu abbia ragione, e cioè che si possa effettivamente trovare qualche discontinuità positiva in questo senso. Luciano, ultimo si dice sempre, ma tutt'altro che meno importante, altrettanto rilevante, grazie, essendo più tecnico, no, il tuo intervento, come ci siamo accordati, cioè l'esperienza, no, di partecipazione ai Morsetti, di fatto in pratica. Cosa ci dice? Cosa ti dice? Cosa vuoi condividere con noi su questo? Ma mi aggancio al tema della grande occasione di cui ha parlato Maurizio Castro, che io condivido. Adesso lui poi fa anche scenari europei e lo ringraziamo, lo ringrazio di tutto questo. Io volo un filino più basso, nel senso di parlare delle esperienze. E dico un po' questo, insomma, io negli anni 80 leggevo ovviamente i vostri quaderni, le pubblicazioni, ho anche scritto qualche cosina con grande interesse, però non ero un partecipazionista convinto. Mi sono, diciamo, convertito alla partecipazione facendo quello che aggiusta le fabbriche, come diceva Passerini, noi aggiustiamo le cose che non vanno, no, io Marco, ma credo anche tu. E prima scoperta, la partecipazione diretta. Quindi perché è importante la partecipazione diretta? L'abbiamo spiegato un milione di volte, ma andrebbe ripetuto a tutti, perché dà successo ai progetti innovativi. Io ho una storia infinita, personale, ma tutti i miei studenti del MIP, i direttori di produzione che vengono a piangere sulle mie spalle, molti progetti innovativi si arenano perché non c'è la partecipazione diretta dei lavoratori. Questa è la prima gigantesca necessità. Noi abbiamo fabbisogno pazzesco nella piccola e media impresa di innovazione. La grande impresa si è già un po' messa su questa strada e non c'è bisogno di raccontare queste cose alla grande impresa, ma la piccola e media ha bisogno di partecipazione diretta, come proprio
è il sangue dell'innovazione, è il carburante dell'innovazione. Poi c'è un saltino, la partecipazione organizzativa. La partecipazione organizzativa è venuta fuori molto per la legislazione, no? Per gli incentivi ai PDR, eccetera. E che cosa ha fatto? Ha aggiunto la capacità contrattualistica della contrattazione aziendale, ha rafforzato la partecipazione diretta. No? Perché la rafforza? Perché aggancia eventualmente il successo di un progetto innovativo al premio di risultato e, diciamo, ci mette un quid, un tigre nel motore, perché poi la gente lavora anche per portare a casa il salario. Quindi basta quel quid per dare, diciamo, superare le paure che ci sono. Quindi la partecipazione organizzativa, dove è stata sviluppata, è ancora poco diffusa, è ancora poco diffusa, come è stato detto da tutti, potrebbe favorire, spostare la contrattazione dalla parte della partecipazione e rafforzare la partecipazione diretta. Quindi bisogna puntare molto a un rafforzamento, a uno stretto collegamento fra partecipazione diretta e partecipazione organizzativa. E qui il cardine, e sono già stati detti tante cose, superare le paure, superare i pregiudizi, io non devo raccontare, cioè quello di cui parlano loro, io Marco e credo anche tu, li viviamo tutti i giorni, no? Cioè il sospetto reciproco, c'è ancora nella gigantesca numero di fabbriche il sospetto reciproco, gli ingegneri non raccontano le cose agli operai perché hanno paura che gli mettano il bastone alle ruote e viceversa, gli operai ogni volta che parlano agli ingegneri si chiedono dove sta il trucco, dove sta l'imbroglio. Quindi questo sospetto reciproco va assolutamente superato. Adesso però con questa, il Covid ci dà, e su questo sono d'accordissimo con Maurizio Crasto, una gigantesca opportunità, perché i soldi dell'Europa, le garanzie statali, alla grande, alla media, alla piccola impresa, mettono effettivamente tutti davanti al fatto che le imprese non sono una proprietà privata, le imprese sono un bene sociale. E quindi devono, come dire, avere un rapporto forte con la società, devono essere protette dalla società, supportate, aiutate dalla società, però devono rendere conto un pochino alla società. E quindi abbiamo la grande opportunità di completare, perché la percezione e la protezione organizzativa sono in qualche modo incomplete, senza anche un coinvolgimento nella gestione strategica dell'impresa, no? Coinvolgimento debole, coinvolgimento soft, perché non si possono fare in due anni quello che in Germania hanno fatto in 50 anni, nessuno di noi si immagina questo. Però, quindi colgo nell'intervento di Maurizio questa cosa di interessante, qui non c'è solo da superare i pregiudizi fra i sindacalisti e i manager, diciamo il cani e gatti che sono sempre stati la direzione personale, il capo reparto col delegato sindacale. Qui per arrivare, per far decolare la partecipazione, qualcosina della partecipazione strategica, bisogna anche che le imprese familiari italiane, soprattutto l'enorme numerosità di famiglie che governano ancora la piccola e media impresa italiana, superino il concetto di proprietà esclusiva, familiare, cioè l'impresa come un affare di famiglia, no? E riescono a capire che l'impresa è un affare della società, utilizzando il fatto che lo Stato in questo momento difficile giustamente ti aiuta, ma che quindi la società deve in qualche modo, non diciamo condizionare, ma essere a conoscenza degli affari e delle decisioni di carattere strategico. Questo, fra l'altro, attenzione, si può aggiungere a un fenomeno che io ho toccato con mano in tantissimi posti, ma che non è difficile da capire, e cioè gli attuali consigli di amministrazione, spesso familiari, dove l'unico consulente esterno è il commercialista o il consulente di lavoro, con tutto il rispetto, per carità, per queste un disastro che chi fanno. Ma si commettono un sacco di errori in questi consigli di amministrazione. Se ne commettono, ragazzi, oppure non si vedono opportunità straordinarie. Ci sono gli errori, ma poi ci sono anche le imprese che avrebbero opportunità straordinarie che non sanno coglierle, perché non le vedono, perché non hanno la cultura, perché non hanno la formazione, perché c'è un provincialismo
senza offesa per la provincia italiana, un provincialismo pazzesco in molti consigli di amministrazione. Allora bisogna spiegare a queste famiglie che avere un supporto laterale, come è stato adesso vediamo appunto questa cosa, ti possono favorire, ti possono evitare degli errori, non solo sull'interno, di fare manovre sbagliate, ma ti possono anche far vedere opportunità esterne che tu in questo momento non vedi. E quindi è un arricchimento straordinario della famiglia e della stessa impresa. Chiudo dicendo come abbiamo il gigantesco problema di trovare delle formule, no? Delle formule. E con Paolo Feltrin, ragionando peraltro su suggestioni che abbiamo avuto da Maurizio Castro, avevamo immaginato un pochino questo, che la formula intermedia, che piace anche a Maurizio, no? Quella che lui ha chiamato efficace, e quindi di non chiedere, soprattutto nella media impresa, è molto difficile chiedere che uno partecipa al consiglio di amministrazione. Ci può essere però a lato un organismo consultivo, un consiglio di gestione, un advisory board, come un po' si chiama in tradizione americana. Con Paolo avevamo avuto questa idea, si potrebbe anche prendere già una legislazione europea esistente, come quella sui CAE, ad esempio, e dilatarla, no? E farla diventare, ad esempio, il CAE di filiera, il CAE di territorio, il CAE di distretto, il CAE della valle, no? Qualcosa del genere, ovviamente con dei supporti legislativi, no? Con dei supporti legislativi e delle possibilità di aggancio da parte della contrattazione a questi sistemi. I CAE, fra l'altro, hanno già la possibilità di essere allargati non solo anche a esperti esterni, no? Quindi la presenza di terzietà e di esperti esterni è essenziale in questa cosa, perché se parliamo di piccole e medie imprese che appunto hanno questi consigli di amministrazione di cui parlavo prima, se parliamo di RSU o anche di sindacalisti territoriali, sono persone anche molto addentro alle cose, ma un pizzico, diciamo, di terzietà e di specialismo esterno non fa male per rafforzare il sistema Italia, no? Questo è evidente. Quindi bisognerebbe concepire dei consigli di gestione che comprendano gli attori diretti, gli imprenditori, l'impresa, l'RSU, il sindacalista, il funzionario dell'associazione datoriale locale, e comprendono anche qualche esperto esterno di settore in grado di portare queste cose. Ecco, quindi cogliere questa opportunità da questo lato e dall'altro insistere con la leva contrattuale. Anch'io credo che se nei contratti nazionali si mettono queste opportunità, se la contrattazione aziendale crea e va in questa direzione, riusciamo a dare veramente una scossa al nostro paese che, diciamo, ce l'ha proprio bisogno. Cioè è una scossa innovativa. E aggiungo l'ultima cosa, la scossa innovativa, l'Europa sembra che voglia dare una scossa dal lato degli investimenti in tecnologie, il green, il digitale, i progetti europei che buttano tutti questi denari su queste tematiche. Benissimo, ci vuole una scossa dal punto di vista delle risorse umane. La scossa dal punto di vista delle risorse umane può venire soltanto dalla partecipazione. Bisogna aprire le gabbie, far uscire i leoni. Scusate se uso questa espressione, ma credo che la forza motivazionale che può avere queste cose può essere molto importante per ridare slancio alle imprese italiane che ne hanno bisogno. Ecco, grazie. Grazie Luciano, avrete colto, almeno vorrei condividere il mio feeling, che anche quest'ultimo intervento porta e suggerisce di avere maggiore energia, maggiore animazione, no, della risorsa umana, dei gruppi di lavoro, delle attività all'interno. Anche una volta si parlava di pluralismo, no? Qui è invece forse più propriamente si potrebbe affermare che servono ruoli differenti e complementari, no? Una partecipazione, la dico così velocemente perché siamo in chiusura e mancano due brevi interventi di Carcano e di Vito Volpe, la dico così, la partecipazione consente di fare che 2 più 2 fa 5, ecco, la dico in maniera un po' generica, messa così, o troppo sintetica, ma ci possiamo provare. Ho la sensazione che avremmo molto altro da confrontare
molte domande da stimolare e quindi l'impegno nostro e anche spero degli amici relatori sia quello di tornare sul tema, che sia un webinar, che sia un evento o che sia un nuovo convegno. Chiedo a Marco Carcano, non di tirare le conclusioni perché non ci sono, ma avendo lui iniziato il ragionamento, in un minuto o uno e mezzo, se cosa ci dicono gli spunti e gli stimoli ai quali aggiungiamo anche la domanda del collega Andrea Pallante, se non è che questa paura è perché poi si perde il controllo, qualcuno perde il controllo, oppure si dicono le solite bugie, la persona al centro e poi è non solo non è al centro, è veramente magari troppo in periferia. Marco. Grazie innanzitutto dei contributi che sono stati dati, molto, molto significativi. Io, secondo la logica del valore aggiunto che secondo me è stata data nella discussione, tre velocissime considerazioni. La prima è la conoscenza del contesto. Questo passaggio dai costi ai valori, citato in diversi modi sia da Castro che Andrea Donegà, è fondamentale, no, da questo punto di vista. E quindi anche questo passaggio da una concezione proprietaria dell'azienda, dell'impresa, a una concezione istituzionale, per usare l'espressione di Maurizio. Questa è la prima cosa che emerge da questo dibattito, secondo me, molto importante, no, e che può generare un certo tipo di ragionamento. La seconda cosa è la percezione come fatto culturale, tutta la prima parte dell'intervento di Stefano Passerini, la paura, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un elemento sul quale lavorare. La partecipazione non è solo strumentazione tecnica, la partecipazione è legata alle dinamiche relazionali, no, che avvengono dentro tutte le organizzazioni, quindi anche dentro l'impresa. La terza ed ultima cosa invece sono la ricerca di strumenti. Io mi sono esercitato a fare una panoramica sostanzialmente delle diverse forme. Qui c'è un elemento importante citato da Luciano, in parte anche da Castro e da Andrea Donegà, che è il discorso di un consiglio di gestione. Qui bisogna evitare poi gli equivoci, perché il consiglio di gestione è stato ha una particolare storia come nome, no, rispetto alla ricostruzione. Non è questo il caso adesso di approfondire questi equivoci terminologici, però è importante capire che una specie di audit, no, da fare anche con l'utilizzo di esperti, potrebbe essere una cosa che sta dentro quella che io chiamavo la partecipazione efficace, no? A mio giudizio è proprio dentro lì che ci può stare. Il discorso, per esempio, della filiera è una suggestione interessante che è stata data da Luciano e anche da altri. Ecco, queste rappresentano per me un valore aggiunto della riflessione di oggi, e su questo magari ci potremo lavorare, non nascondendo anche il fatto che potremmo fare anche un esercizio di un appello alla partecipazione, no? Per certi versi, che potrebbe anche essere un elemento potrebbe essere anche un frutto di questo webinar. Grazie ancora dell'interesse che avete mostrato e soprattutto delle considerazioni che avete sviluppato. Grazie anche da parte mia e complimenti. Vito, a te. Microfono. Microfono. Andrea. Manca il microfono, Andrea. Manca anche il video. No, il video c'è, Vito. Io non lo vedo. Intanto che ringrazio i partecipanti, intanto poi lascio a Vito le conclusioni. C'è due in zona Cesarini, due commenti. Chi sceglie, che dice: per spingere partecipazione occorre cambiare mindset, uscire dalla logica normativa che ancora è imperante. E poi vi chiudo perché occorre aggiungere anche una prospettiva psicosociale che è stata da tanti accarezzata, che certamente può essere in questo modo di spingere la partecipazione. Grazie a tutti i partecipanti, lascio a Vito i saluti conclusivi, diciamo veramente fuori di pochi tre minuti, però almeno finiamo quasi giusto. Ok, grazie a tutti e occorre
un lavoro a valore aggiunto. E se non facciamo questo, perdiamo una grande occasione, perché la produttività necessita di valore aggiunto. Ho capito da tutti voi che l'impresa non è del padrone, non è più del padrone, è un bene collettivo. Quindi questa cosa è fondamentale. Vi ringrazio di essere con noi dell'ISMO e vi auguro tanta felicità. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Dichiariamo questo webinar concluso, ma non c'è fretta di scappare, nel senso che per i saluti e per le chiacchiere, però lo dico per i partecipanti, come dire, dichiariamo conclusa questa sessione alle 18:34, precisissimi. Grazie ancora.